Buongiorno a tutti cari amici del canale ed eccoci qui in un nuovo appuntamento. L'idea di oggi che mi è venuta è quella di portarvi a scoprire alcuni scorci di questo territorio magnifico. Sono in comune di Auronzo di Cadore e vi porterò a scoprire proprio delle piccole porzioni di paesaggio con la mia macchina fotografica durante un momento della giornata particolarmente interessante, che è il momento del tramonto. Mi trovo proprio qui in Auronzo di Cadore, patrimonio dell'umanità UNESCO, e gli scorci sicuramente non mancano. Seguitemi fino alla fine del video. Io sono Andrea, tratto di fotografia e di trekking nelle Dolomiti della provincia di Belluno. Se questi argomenti vi piacciono, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale e di mettere un like al video. Ma non mi dilungo oltre, seguitemi perché scopriremo degli scenari al tramonto letteralmente fenomenali. Ed ecco uno dei paesaggi di cui vi parlavo prima. Qui abbiamo in lontananza il Monte Tudaio sulla sinistra e uno scorcio molto molto interessante di un'altra meravigliosa montagna che adesso voglio provare a farvi vedere in modo un attimino più ravvicinato. Poi mi piazzerò qui così, guardate, con la mia macchina fotografica rigorosamente posata sul cavalletto e da qui proverò a riprendere quello scorcio mozzafiato che vi faccio vedere subito. Ed eccola la meraviglia. Ora provo ad inquadrarla con la macchina fotografica e vediamo se riesco a far saltare fuori una bella fotografia. Il cielo non è ancora particolarmente illuminato delle tinte tipiche del tramonto, forse dovrò aspettare ancora un attimino perché si colorino le nuvole, però devo dire che lo scenario è interessante. Forse se ci fosse qualche nuvoletta in più nella parte alta del cielo andrebbe a riempire un po' di più il fotogramma, il frame, rendendo tutta la composizione un attimino più omogenea. L'importanza di isolare il soggetto e di non creare confusione all'interno della fotografia è fondamentale per regalare proprio alla fotografia stessa una maggiore importanza, una maggior bellezza da un punto di vista estetico. Ora mi fermo con la mia macchina fotografica. Ho montato il teleobiettivo, un 70-200 2.8 della Nikon, e con la mia D750 proverò a ritrarre questa montagna. Sto inquadrando questa bellissima montagna. Ora vi faccio vedere lo schermo della fotocamera e la cosa interessante è che cercherò di racchiudere la montagna, chiaramente avvicinandola grazie all'utilizzo dello zoom, in modo tale da isolarla dal resto del contesto. Non prenderò dentro le case che vedete adesso nel video, ma cercherò proprio di isolare solo la porzione di montagna, inquadrando e dando una V particolare, utilizzando questo movimento particolare, questo qua, il movimento che vedete delle montagne e degli alberi. Purtroppo l'orario non è ancora proprio quello giusto per riprendere le luci del tramonto, ma tant'è, provo, vediamo un po' quello che riesco a fare. Ora mi trovo davanti a un altro scorcio letteralmente meraviglioso. Guardate il Monte Tudaio con tutta la sua maestosità, questi colori molto particolari che raccontano di un tramonto che si sta formando pian piano sulle nuvole del cielo. La vegetazione è molto ricca, ha appena finito di piovere, per cui abbiamo dei contrasti molto accesi, si nota la presenza di un po' di foschia, anche se in lontananza il cielo è particolarmente terso. Ora mi fermo, sempre con la macchina fotografica, e provo ad inquadrare questa porzione di paesaggio che è letteralmente fenomenale. In merito alle impostazioni fotografiche utilizzate con la mia Nikon D750, ho messo la fotocamera sul cavalletto, ho utilizzato un ISO 100, ve lo faccio vedere, guardate lo schermo, spero si riesca a vedere qualcosa. Ho un ISO 100, un F13, per cui un diaframma molto chiuso in modo tale da aver tutto a fuoco, sia il primo che il secondo piano, e un quindicesimo di secondo la velocità dell'otturatore, in modo tale da avere il tempo necessario a poter ritrarre e far passare la luce. Da un punto di vista stilistico e compositivo, ho voluto inserire nella parte in alto a sinistra del fotogramma questa pianta che facesse un po' da cornice e che andasse a bilanciare la fotografia con la parte in alto a destra del frame, in modo tale da andare a fare quasi un gioco geometrico di chiusura, e con l'intento di fare in modo che l'occhio dello spettatore si concentri sulla parte centrale della foto, ovvero sul Monte Tudaio, che è
maestoso e meraviglioso, soprattutto a quest'ora del giorno. Ma guardate qui che meraviglia. Abbiamo sulla destra, come potete vedere, il Monte Jarnola, che divide l'abitato di Auronzo dalla Valle del Comelico. Man mano che scendiamo sulla sinistra, abbiamo questo paesaggio meraviglioso che va in direzione delle tre cime di Lavaredo, che in questo momento sono coperte dalle nuvole. Ora mi fermo qui e attendo, vediamo cosa succede. Se sono fortunato, queste nuvole fra un po' si apriranno e in teoria potrebbero lasciarmi l'occasione di immortalare le tre cime di Lavaredo al tramonto con una luce sicuramente interessante e spesso mozzafiato. Guardate, quello è il campanile, quello lì è il campanile di Villa Piccola, che è una frazione del comune di Auronzo. Guardate che luci fenomenali. Ora mi fermo e chiaramente dovrò aspettare un attimo, perché le condizioni sono quelle che sono, ma credo che fra poco si aprirà la magia. Continuate a seguirmi. C'è una cosa che mi affascina in modo particolare, cioè la possibilità di fermarmi a fotografare il cielo. Guardate che variopinto che è il cielo in questo momento, è veramente fenomenale. Abbiamo delle nuvole che sono pazzesche, perché sono molto cariche, particolari, e hanno un gioco di luci e di ombre che è un qualcosa di magnifico. Da un punto di vista fotografico, questi sono dei momenti unici, perché trovare cieli così affascinanti da poter ritrarre è veramente un grande privilegio. In lontananza adesso si stanno iniziando poco a poco ad aprire le tre cime di Lavaredo. Fra poco, credo, il cielo si tingerà di quel classico colore rosato, aranciato, tipico del tramonto. Aspetto ancora un po' e vediamo quello che riesco a ritrarre. Nel frattempo mi concentro su quelli che sono i particolari, proverò a ritrarre qualche piccola porzione di cielo, qualche nuvola particolarmente interessante, e guardate che atmosfera letteralmente magica. Guardate il Monte Agudo in alto a sinistra e queste pennellate di nuvole che conferiscono al paesaggio un'armoniosità e una bellezza da un punto di vista anche, se vogliamo, emotivo, veramente incredibile. Ora il gioco di luci e di ombre si sta intensificando e il profilo, lo skyline delle tre cime sta iniziando a saltar fuori, per cui mi fermo e non voglio perdere l'attimo. Faccio uno scatto e ve lo metto subito a seguire perché merita. Guardate che meraviglia che c'è dietro ai miei occhi. Abbiamo un contesto che è qualcosa di fenomenale. Pensate che quando ho iniziato a scoprire l'arte della fotografia, che è una forma espressiva secondo me meravigliosa, mi concentravo soprattutto su focali grandangolari, quelle che andavano dai 21 ai 35 mm. Poi ho scoperto che il 50 mm era forse la focale che mi piaceva di più e è quella che ho sempre sulla fotocamera. Quando io vado da qualche parte il 50 mm è sempre attaccato, un 1.4 della Nikon fenomenale. Ma in contesti tipo questi ho imparato ad apprezzare il teleobiettivo. Teleobiettivo che dà la possibilità di fotografare comunque il paesaggio, però dandogli la giusta enfasi, cioè inquadrando delle piccole porzioni di paesaggio. E essendo un tele, c'è anche la possibilità di avvicinare i piani, per cui abbiamo magari, soprattutto in zone collinari, la possibilità di avvicinare le colline, perché si comprime il piano focale e riusciamo a conferire all'immagine, alla fotografia, una magia incredibile. Ora mi sono messo qui con il cavalletto e proverò a ritrarre la zona delle tre cime di Lavaredo con le diverse prospettive, con degli scorci differenti e con delle condizioni di luce che, come avrete modo di vedere, cambieranno e muteranno nel corso di questo video. Sono circa le 20:40, per cui l'orario è quello perfetto, perché fra un po' il cielo dovrebbe iniziare a tingersi dei tipici colori del tramonto. Siamo nel mese di luglio e a quest'ora solitamente le tre cime si tingono di un colore che spero anche questa sera ci renderà omaggio, ma seguitemi, credo ne varrà la pena.
ma guardate questo cielo, che meraviglia. È qualcosa di veramente incredibile. Abbiamo un sacco di tonalità differenti e queste nuvole che stanno avvolgendo tutte le montagne, tutte le Dolomiti del comune di Auronzo di Cadore. Guardate che bellezza. Qualcosa di veramente incredibile. Adesso ho fatto diversi scatti di particolari interessanti e ve li metto tutti a seguire nel video. Qui ogni fotogramma ci sa sorprendere. Guardate che bello. Queste montagne come sono avvolte dalle nuvole.